Di Enzo Beretta nella Ford Fiesta Cerano anche un quarto giovane, ricoverato in ospedale in condizioni gravi all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia de 22 years old, era dalla parte dell'autista ed è il fratello del 15 anni. A questo punto sarà decisivo capire il ruolo che l'auto ha colpito dalla Fiesta, una Volkswagen Golf guidata da un magrebino a sinistra. L'incidente dopo l'album. La dinamica dell'incidente è stato esaminato dalla polizia, che sta svolgendo indagini su ciò che è accaduto sul montaggio. I quattro giovani stavano tornando da una discoteca, giunzione di uscita a Torricella, lo ha rotto nelle vicinanze di mezzo anno e è finito nella scarpata sottostante. Tre morti, uno gravemente ferito. L'autopsia per dare l'allarme dell'incidente è stata il conducente del Golf, la cui posizione è ovviamente ora esaminata dagli investigatori. Deve essere compreso dove il Golf era al momento dell'impatto e la velocità dei due veicoli. Per il momento, una certezza è che il Nord Africa non era ubriaco. Sull'incidente, il pubblico ministero di Perugia ha aperto un file e l'autopsia sul conducente della Fiesta sarà organizzata. Le indagini aiuteranno a capire se Julio César Vera Quinones, il conducente senza patente, era ubriaco o no. Dopo che il giovane, nel recente passato, era stato condannato per lesioni contro la sua ragazza e condannato con una pena definitiva, ottenuto l'incarico in evidenza ai servizi sociali, aveva iniziato a lavorare, spiega il suo bocchicchio lawyer Vincenzo.